Scusate, sto aspettando di collegarmi con Simone Pieranni. Visualizza. Eccoci. Scusate, non riusciamo a collegarci. Forse sì. Ciao Simone. Ce l'abbiamo fatta. C'è stato qualche problema tecnico, non sono molto pratica di Instagram. No, allora, saluto tutti quanti. Volevo solo ricordare che questo è il settimo appuntamento di una serie di conversazioni che si chiama, abbiamo intitolato Casa La Terza, e che sostanzialmente di tenere un po' la situazione, di tenere aperto un dialogo con gli autori, i lettori e tutti quelli che ci vogliono seguire, insomma, in questi giorni in cui siamo tutti chiusi in casa. E si può commentare, si può interagire con gli autori nelle conversazioni su Instagram, naturalmente. E ti introduco brevemente, per chi non conoscesse Simone, in poco, ma Simone Pieranni è un giornalista del Manifesto che si occupa di esteri, in particolare esperto di Cina e di Asia, e si può dire che sia, come dire, uno dei più interessanti osservatori e interpreti della Cina contemporanea in Italia, e naturalmente è un argomento che è tornato alla ribalta di grandissimo interesse, ancora più che in passato, nelle ultime settimane, per motivi ovvi, e quindi è con grande piacere che cominciamo questa diretta Instagram, la prima della mia vita, non so se è la prima anche della tua. Sì, su Instagram in assoluto sì, infatti ovviamente la rete andava malissimo poco prima di collegarsi, quindi già temevo il disastro, invece vabbè, se non altro si è riusciti a connetterci. E saluto anch'io tutti, naturalmente, non so come si fa, le dirette Instagram, comunque, eccoci qua. Allora, io siccome non sono in grado di, improvvisare niente, come tu ben sai, la mia spontaneità è zero, mi sono preparata delle domande. Vai. Delle domande per te, perché, e poi sono sicura che arriveranno anche delle domande a chi ci sta seguendo, credo. Certo. Allora, volevo entrare subito nel vivo della conversazione chiedendoti, tra l'altro ho visto che stamattina sul Manifesto hai scritto un articolo sullo stesso tema, volevo chiederti innanzitutto questo, tu sei un esperto di Cina, abbiamo detto prima, e quindi è da qui che partiamo. La Cina è stata percepita non troppo tempo fa come l'untore un po' dell'epidemia che adesso stiamo vivendo tutti quanti, e anche come scusate, non so se mi sentite, forse mi devo mettere il popolare, no. Bene. Come l'untore, è anche un po' come uno Stato irresponsabile, perché non ha gestito sin dall'inizio l'epidemia, però adesso c'è un ribaltamento totale della percezione della Cina, nel senso che adesso è concepita come lo Stato che ci manda i medici, le mascherine, i rifornimenti per gli ospedali. Che ruolo ha giocato il Partito Comunista Cinese in questo, e qual è la strategia, se c'è una strategia dietro, insomma? Sì, che la Cina, da epicentro dell'epidemia, praticamente oggi è considerata invece l'epicentro degli aiuti a tutti i paesi che oggi devono confrontarsi con il Covid-19, che ormai ha dei numeri altissimi anche al di fuori della Cina, non solo in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Oggi sembra che stiano superando addirittura i numeri italiani. Prima di entrare nel merito, volevo solo dire una cosa, perché a proposito di questo shift, di questo passaggio della Cina, in realtà è un passaggio che è avvenuto soprattutto, probabilmente anche nel sentimento comune, però resistono ancora tutta una serie di come dire, di elementi di pregiudizi nei confronti della Cina, l'abbiamo visto ieri sera. Ieri sera in Italia è successa una cosa clamorosa, perché a un certo punto l'ex ministro dell'interno Salvini ha messo su Facebook un servizio del TG Leonardo del 2015, nel quale si parlava di esperimenti nel laboratorio di Wuhan con topi e pipistrelli per creare virus. Ovviamente una roba completamente decontestualizzata da quella che è la situazione attuale, che era già stata assolutamente smentita. Addirittura Nature, che aveva fatto un articolo proprio sul laboratorio di Wuhan nel 2017, ha dovuto mettere, appena scoppiata l'epidemia, una specie di editor's note dicendo: questo è il nostro articolo, ma non significa che la Cina abbia creato il virus, perché sappiamo dagli esperti che questo virus è una cosa naturale, che come dire, è nato come nascono di solito i virus, cioè all'interno di animali che, come dire, trasportano questo virus finché non si passa a un altro animale e poi all'uomo. E ieri sera è stato incredibile, perché io a un certo punto stavo lavorando e mi è esploso praticamente WhatsApp, decine di messaggi con questo video inviato. E allora a quel punto lì, no, è molto bello cercare di raccontare quello che succede oggi in Cina e come la Cina si approccia appunto a livello internazionale. Invece bisogna sempre perdere tempo praticamente a come dire, fare il debunking di notizie infondate, completamente decontestualizzate, che però, no, insistono su due cose. Da un lato quello comunque che c'è un pregiudizio che abbiamo visto nei primi momenti dell'epidemia, no? Quando si è creato un vero e proprio sentimento quasi xenofobo in alcuni momenti, e dall'altro un pregiudizio che, come dire, fa parte probabilmente più della natura dell'uomo rispetto a eventi apparentemente inspiegabili come questo dell'epidemia, cioè cercare sempre comunque un capo espiatorio, cercare qualcuno che è responsabile, qualcuno che ha fatto qualcosa anche se non ce lo raccontano, no? Ecco, tutto questo naturalmente ha un po', come dire, sporcato la possibilità, diciamo, di raccontare invece che cosa è successo poi in questi giorni. Tornando appunto alla domanda, in effetti la Cina praticamente, che si è trovata a confrontarsi all'inizio da sola con l'epidemia, una volta superata con tutta una serie di strumenti e modalità che poi magari vediamo, ha cominciato a sfruttare praticamente il fatto che è il primo paese che è uscito dall'emergenza, e a sfruttare in realtà tutto quanto aveva già costruito in precedenza per diventare praticamente appunto il centro degli aiuti, che poi aiuti tra virgolette, nel senso che in molti casi vende i prodotti. E in questo senso ci sono due cose secondo me molto importanti. In primo luogo che il progetto della nuova via della seta, che è un po' il progetto simbolo praticamente della Cina di oggi, cioè un progetto di infrastrutture, un progetto mastodontico di infrastrutture e di collegamenti per far viaggiare molto più velocemente le merci, si è rivelato utilissimo in questa circostanza per far arrivare nei vari posti naturalmente gli aiuti. In secondo luogo, di che aiuti parliamo? Parliamo per lo più di mascherine, di kit, di tamponi, di macchinari medici, che confermano proprio la centralità della Cina nella filiera mondiale, perché tutte queste cose sono prodotte quasi tutte in Cina. E quindi nel momento in cui molti paesi, come ad esempio l'Italia, la Spagna, ma anche molti paesi asiatici, hanno bisogno di queste strumentazioni, la Cina naturalmente è, come dire, il loro primo fornitore, e quindi ha messo a disposizione tutto questo piano per far arrivare gli aiuti. Ovviamente la Cina non è un ente filantropico, naturalmente ha i suoi calcoli, e mentre in Europa possiamo parlare di un soft power, come siamo stati abituati a vedere quello anche americano, cioè aiuti e sostegni che poi che cercano di migliorare, no, l'immagine anche della Cina di fronte all'opinione pubblica. Abbiamo visto che quando sono arrivati i medici cinesi e i primi aiuti cinesi, io ero abbastanza stupito, perché anche ai telegiornali, no, si parlava di questa grande generosità cinese, soprattutto contrapposta all'assenza praticamente di aiuti invece dagli Stati Uniti, che sono sempre stati considerati, ma la potenza, nostro riferimento culturale, economico e anche scientifico e tecnologico. Quindi qua abbiamo già un altro aspetto, cioè c'è caduta un po' come dire, la certezza di avere gli Stati Uniti come paese più avanzato, e invece scopriamo che la Cina in questo momento, se non di più, è tanto quanto avanzata gli Stati Uniti. Ma è soprattutto in Asia che la Cina invece sta operando con molti aiuti in Iran, in Iraq, in Pakistan, in Sri Lanka. E questo è ancora più importante perché sono paesi con i quali la Cina aveva avuto tutta una serie di difficoltà, ad esempio, a far approvare alcuni progetti di recente, Ed è chiaro che adesso, nel momento in cui hai bisogno di aiuto, io arrivo con gli aiuti, quando poi dovrai approvare un progetto per costruire ad esempio una diga o un aeroporto nuovo, sarà molto difficile dire di no, naturalmente, a Pechino. Ma io, diciamo, vedo anche nella percezione comune che, come dire, la Cina ha acquistato in questo periodo una quantità di punti, ma proprio parlo di opinione pubblica, di persone che conosco, di amici, di familiari, eccetera. Quindi evidentemente questo soft power poi ha i suoi effetti, ecco, viene... Sì. Diciamo, forse l'operazione di rendersi, come dire, di farsi guardare con occhi nuovi sta riuscendo, io direi, in qualche modo. Questa è la più grande preoccupazione probabilmente che la Cina ha da tempo, non solo in questo momento storico particolare, no, che viviamo con appunto la pandemia del coronavirus. In realtà già in precedenza la Cina dà molta importanza a quello che gli altri paesi pensano della Cina. Anche per questo, come dire, Pechino è arrivata preparata, possiamo dire, a questa circostanza da anni praticamente, in cui ha cambiato anche alcuni approcci rispetto ad esempio ai rapporti con i paesi. Pensiamo semplicemente all'attivismo incredibile dei diplomatici cinesi, che fino a 6 o 7 anni fa era impensabile che un ambasciatore, ad esempio cinese, in Italia o negli Stati Uniti o in paesi importanti rilasciasse interviste o, come dire, commentasse praticamente quello che succede all'interno dei paesi di cui è ambasciatore. Invece abbiamo assistito negli ultimi tempi a un attivismo veramente incredibile, e queste cinghie di trasmissione praticamente tra Pechino e i paesi europei o anche asiatici o anche gli stessi Stati Uniti, dove c'è un ambasciatore molto attivo che proprio di recente ha rilasciato un'intervista importantissima per capire anche un po' l'approccio praticamente della Cina in questo momento. Ecco, siamo di fronte a un paese che, come dire, pur avendo affrontato un momento molto difficile e complicato, perché comunque parliamo di un lockdown di 60 milioni di persone, e in cui in Cina si è chiuso tutto, nel senso che proprio tutto, non funzionava niente. Ecco che arriva preparato a una circostanza che invece a noi occidentali ci ha trovato decisamente più impreparati. Senti Simone, ma diciamo, al di là di questa immagine comunque probabilmente che corrisponde alla realtà di efficienza cinese nell'affrontare il contagio e nel contenerlo, volevo chiederti, come dire, naturalmente essendo un regime autoritario ci sono delle ombre dietro questa efficienza, ci sono dei sospetti o delle certezze di limitazione di libertà personali molto forti, e ti volevo chiedere appunto di fare un commento su questo, perché noi, diciamo, come vediamo quello che ci viene proposto naturalmente dal partito, però si può immaginare, come dire, in qualche misura che ci sia stata una forte, insomma, una forte azione del governo. Sì, ovviamente quando noi parliamo di Cina dobbiamo, come dire, sempre ragionare sul fatto che stiamo parlando di uno Stato che è guidato da un partito unico, che non è da considerarsi una democrazia come quelle nostre occidentali, e che anche, come si dice, nel momento in cui ha dovuto affrontare questa emergenza, tenendo presente che in realtà i paesi asiatici sono generalmente più preparati a questo tipo di emergenza, perché hanno avuto negli anni recenti, basta pensare al 2002-2003, alla SARS, hanno avuto delle epidemie, quindi hanno attivato dei protocolli di sicurezza che hanno poi messo in campo. Nonostante questo, in realtà però la Cina, nell'attuare le prime misure nei confronti del coronavirus, ha ritardato un periodo di tempo, in particolare 15 giorni di tempo, prima di mettere in atto le misure di contenimento, che potrebbero in realtà essere costate molto da un punto di vista delle vite umane e della diffusione del contagio, perché noi sappiamo, abbiamo ricostruito attraverso le note ufficiali, ma anche, insomma, quello che si muove all'interno dei social media cinesi, che sono molto attivi e sono molto più attivi di quello che pensiamo. In realtà c'è molta più discussione, generano molte più informazioni di quello che noi crediamo, nonostante ci sia una censura molto forte, che in realtà poi in questa circostanza ha lavorato in maniera diversa, magari poi vediamo come. Comunque noi sappiamo per certo che alcuni medici verso la fine di novembre, inizio dicembre, avevano riscontrato dei casi di un ceppo anomalo di polmonite e lo avevano immediatamente comunicato alle autorità. Da quel momento questi medici, alcuni di questi, sono stati redarguiti e sono stati invitati a non diffondere praticamente rumors e bufale. In realtà questi dottori pensavano che si trattasse di un nuovo caso di SARS. Si attiva comunque in qualche modo ufficialmente la burocrazia del Partito Comunista Cinese, tanto che il 30 dicembre la Cina comunica all'Organizzazione Mondiale della Sanità l'esistenza di questo ceppo anomalo di polmonite, ma fino praticamente al 20 gennaio a Wuhan e nel Hubei, che fin da subito è stato riconosciuto come il focolaio, come l'epicentro dell'epidemia, non viene fatto niente praticamente, non viene comunicato ai cittadini il problema esistente e soprattutto non viene effettuata nessuna politica di contenimento, tanto che il giorno prima dell'inizio della quarantena i dirigenti locali del Partito Comunista erano impegnati in una cena, perché era il Capodanno cinese, con migliaia di invitati, perché volevano entrare nel Guinness dei primati, per capire, diciamo, la distanza tra l'effettivo problema e la comprensione quasi della classe dirigente locale. Questo è dovuto a vari motivi. Secondo come dire, i cinesi più vicini al governo, e anche secondo molti stranieri che sono particolarmente vicini in alcuni casi al governo cinese, è giustificata il silenziamento, ecco, di questi dottori, tra cui anche Li Wenliang, che poi sarà il dottore che muore proprio di coronavirus a 34 anni, diventa una sorta di simbolo in realtà di questa vicenda. Sono stati silenziati perché si dice, in un paese di 1.400.000.000 di abitanti, diffondere un eventuale panico avrebbe reso la situazione a livello di ordine pubblico ingestibile. In realtà probabilmente ci sono più cause e una delle principali è la difficoltà che storicamente ha la Cina di trasmettere praticamente le informazioni e gli ordini dal centro alla periferia. Questo accadeva già in epoca imperiale e accade ancora oggi, innanzitutto perché la Cina è un territorio vastissimo, 30 volte l'Italia, e nelle zone più periferiche, come ad esempio Wuhan e Hubei, si creano praticamente delle sorte di camarilla politiche, dei gruppi di potere che spesso non sono neanche d'accordo più di tanto con il potere centrale e che soprattutto gestiscono le singole regioni come se fossero degli stati, nel senso che le regioni cinesi hanno dei PIL che sono paragonabili a quelli di stati occidentali e sono tutti in competizione tra loro e sulla base di quanto diciamo crescono ricevono finanziamenti, aiuti, sostegni. Quindi nel momento in cui c'è un problema le autorità locali hanno sempre molta difficoltà e problemi a comunicarle al centro per non sfigurare in qualche modo oppure per non creare una sorta appunto di problema con le autorità centrali. E questo probabilmente è anche quello che è avvenuto in questo caso. Dopodiché, dopo questa defiance iniziale, che però probabilmente è costata parecchio, perché secondo il sindaco di Wuhan, prima della quarantena 5 milioni di persone se ne sono andate dalla città, e queste sono persone, 5 milioni di persone che hanno girato per il paese, magari hanno viaggiato, tanto più alla luce di quello che sappiamo oggi del Covid, cioè che ha un altissimo livello di contagio anche degli asintomatici e quindi naturalmente significa che 5 milioni di persone probabilmente con una grande percentuale contagiata anche se senza alcun sintomo che si è mossa per il paese e ha diffuso inevitabilmente il contagio. Dopodiché nel momento in cui però è partito il lockdown, la quarantena, come dire, la Cina è rientrata sui binari che ben conosciamo nel momento in cui si tratta di affrontare un problema, cioè determinata, draconiana e molto concentrata per arrivare all'obiettivo. Diciamo ci siamo addentrati un pochino nella mentalità, nella cultura politica anche cinese, perché appunto ne parlavi prima rispetto all'organizzazione dello Stato centrale e dei vari stati singoli che compongono la Cina. Volevo chiederti, perché mi aveva incuriosito molto leggendoti sul manifesto, tu parlavi di un'anima taoista in un abito confuciano quando ti riferivi appunto alla mentalità dei cinesi, ed è interessante capire che cosa vuoi dire, perché anche rispetto all'interpretazione di come è stata gestita l'emergenza e di come anche la popolazione ha sentito diciamo, la gestione dell'emergenza, di come l'ha interpretata, insomma. Sì, questo secondo me è un punto cruciale, nel senso che allora noi abbiamo discusso molto in Italia nelle ultime settimane, nel momento in cui abbiamo dovuto fronteggiare l'epidemia, si è parlato moltissimo del modello cinese utilizzato per contrastare l'epidemia, e si intendeva quasi sempre per modello cinese la durezza della quarantena. Cioè una quarantena, nessuno usciva di casa perché c'erano pene molto alte previste per chi sgarrava, e c'erano dei controlli a tappeto praticamente, anche che non consentivano praticamente alle persone, diciamo, di andare, che ne so, a sciare ad esempio, ecco. E nello stesso tempo lo stop totale, no? La chiusura totale, che in realtà è stata sottolineata di meno, perché ovviamente avrebbe significato dover ragionare anche in Italia sulla chiusura totale delle attività produttive. Invece si è scelto, diciamo, di riscontrare il modello cinese solo ed esclusivamente sulla quarantena. In realtà ovviamente non è stato, il modello cinese in questo caso non è solo la quarantena, ha avuto innanzitutto un utilizzo impressionante di tutta quel comparto di intelligenza artificiale, di big data, che già in Cina è quotidianità e che non è stata creata ad hoc, ma è stata semplicemente messa a disposizione, no? Totalmente. Quindi, per dire, il problema principale nella diffusione di un virus è spezzare la catena del contagio, e in Cina come hanno fatto? Come hanno fatto in Corea del Sud, cioè tracciando praticamente le persone e isolando quelle che avevano incontrato via via dei contagiati. Però poi sono stati utilizzati, appunto, sono stati inviati medici, sono stati utilizzati i droni, che tra un po' probabilmente verranno utilizzati anche da noi, tantissime cose che però non avrebbero probabilmente funzionato se non esistesse un substrato culturale, possiamo dire, che è tipicamente asiatico e che fa riferimento appunto alla tradizione filosofica e politica anche asiatica, che ha fatto sì che la popolazione abbia risposto in un certo modo rispetto a quelle che erano le indicazioni del governo. In quell'articolo che hai citato io appunto ricordavo l'anima taoista e il vestito confuciano per raccontare, per cercare di far comprendere che la Cina non funziona in bianco e nero, no? In realtà, come dire, ha una terzietà, c'è una dialettica che si risolve anche con soluzioni creative proprio attraverso il bilanciamento di queste due praticamente anime. Il taoismo, ovviamente, adesso sto parlando in maniera tranchant, perché poi stiamo parlando di filosofie che hanno una loro storia, che si sono evolute, che sono state modificate, che sono state reinterpretate, si è parlato ad esempio di neoconfucianesimo, eccetera. Però proprio andando un po' terra terra e tagliando con l'accetta, mi perdonino i filosofi, ecco, in Cina in realtà noi siamo abituati a pensare, no, a dei signor sì che obbediscono e basta. In realtà esistono queste due anime, addirittura l'anima che io ho definito, per capirci, taoista, che è quella più ribellista, quella più capace anche di scardinare il potere, prevede proprio di fatto in Cina, la cultura cinese prevede proprio quella che viene chiamata la revoca del mandato, cioè, no, il mandato celeste con cui l'imperatore governava la Cina, e oggi possiamo sostituire all'imperatore il partito comunista e più o meno rimane un po' lo stesso schema mentale. Nel momento in cui l'imperatore o il partito comunista, lo Stato cinese, non risponde alle esigenze della popolazione in maniera equa o per il benessere della popolazione, esiste un diritto praticamente a revocare il mandato, proprio a ribellarsi, a buttare giù praticamente l'imperatore. Nella storia cinese è pieno di eventi di questo tipo. Contemporaneamente esiste anche quest'anima confuciana, che naturalmente è molto radicata e che grossolanamente potremmo definire come un sistema gerarchico, che prevede tutta una serie di rapporti gerarchici familiari e tra Stato e popolazione. Ed ecco che nel momento in cui lo Stato invece risponde con prontezza e invita la popolazione a certi comportamenti per il bene comune, la popolazione risponde praticamente obbedendo, seguendo queste direttive. E il punto discriminante, secondo me, tra il sistema valoriale asiatico e quello occidentale, che fa sì forse che in Asia funzionino meglio certe misure di quanto non funzionino qua da noi, è proprio questo aspetto, secondo me, cioè il sentimento che esiste un bene collettivo superiore a quello dell'individuo, e che quindi nel momento in cui c'è da preservare la società tutta intera, si è disposti a obbedire a certi ordini e a rinunciare anche ad alcuni diritti, ad alcune libertà. Questo è importante secondo me, perché ci spiega perché ha funzionato in Cina e perché ha funzionato ad esempio in Corea del Sud, che è una democrazia come più o meno simile a quelle nostre, anche se è una democrazia che potremmo definire confuciana, nonostante la Corea sia un paese che ha fatto progressi e molto simile a noi per certi aspetti, no? A livello di individualismo, eccetera, però lì regge ancora questa impalcatura. Tra l'altro, visto che ne avevamo parlato, ad esempio, c'è questo libro, non so se si vede. Lo vedo al contrario. Ok. Democrazia confuciana nell'Asia orientale, che è proprio di un sudcoreano, che racconta molto bene come oggi praticamente si possano definire democrazie confuciane, quelle asiatiche, che hanno proprio uno scarto valoriale, non so come dire. Prendiamo il sogno cinese, no? Il sogno cinese, che ricorda molto il sogno americano, ma il sogno cinese è un sogno collettivo. Praticamente si dice: se la Cina è forte, ogni cinese starà bene, migliorerà le proprie condizioni, sarà più felice. Il sogno americano, sappiamo, è che invece se io, come dire, no, mi sbatto e realizzo i miei sogni, sono felice. Ecco, questa credo che sia una contrapposizione che emerge proprio in queste circostanze, ma nel senso che a noi viene chiesto di stare a casa per preservare, come dire, la salute di tutti, e ognuno di noi cerca praticamente una gabola per uscire di casa in qualche modo e sfuggire a questo ordine. Ma non è un sentimento ribellistico in realtà, è un sentimento molto egoistico. Invece, appunto, in Asia, come dire, si risponde in maniera più corale. Poi questo non significa che non ci siano delle storture, perché appunto, ad esempio, in Cina l'anima ribellistica resiste tanto quanto da noi in certi casi, siamo molto simili ai cinesi, fatta la legge trovata l'inganno, però in questi casi qua invece, quando proprio, come dire, c'è un pericolo effettivo, in maniera autoritaria o perché appunto c'è questo approccio, comunque le cose sembrano rispondere in maniera diversa, la popolazione sembra rispondere in maniera diversa. Infatti, appunto, ieri quando parlavamo al telefono mi hai appunto spiegato, fatto questo parallelo tra democrazia confuciana, appunto, e democrazia occidentale, e mi dicevi che effettivamente per noi è strano pensare che ci siano degli stati che non sono stati occidentali, non sono stati democratici, stati con i quali noi identifichiamo la ricchezza, l'innovazione, il potere, che sono più avanti di noi su alcune cose, cioè che sono più avanti dal punto di vista scientifico, dell'innovazione. Poi non è un giudizio di valore, nel senso che non è che la democrazia confuciana sia meglio della democrazia occidentale, naturalmente, sono due modelli diversi, però appunto mi dicevi che ci lascia quasi basiti, ma o forse quasi non la realizziamo questo cambio di prospettiva, che forse invece dovremmo, insomma, accettare a un certo punto. Sì, secondo me questo è un aspetto tra i più interessanti che, diciamo, in questi giorni sto anche un po' cercando di scrivere una cosa su questo, cioè il coronavirus come acceleratore praticamente, no, dell'ascesa asiatica. Noi viviamo già in un mondo nel quale, detto in termini marxisti, l'accumulazione di capitale è in Asia, lo diceva già Righi 20 anni fa, cioè c'è in effetti un'espansione economica asiatica che all'interno di un mondo iperconnesso come il nostro dall'economia trascende poi molto spesso, no, nei modelli culturali, in approcci a tutta una serie di problemi. Già oggi l'Asia è molto più influente nelle nostre vite di quanto non fosse poco tempo fa. Come dire, gli equilibri del mondo, no, si sono spostati. Da Facebook, che era il modello, come dire, l'innovazione, che ne so, americana, oggi usiamo TikTok. Adesso ovviamente le circostanze sono quelle che sono, però, no, abbiamo tutta una serie di abbiamo vissuto già tutta una serie di cambiamenti. Questo è un fenomeno, un processo che è inevitabile, e paradossalmente il coronavirus sembra accelerarlo, perché in Asia, per tutto quello che abbiamo detto finora, probabilmente usciranno prima che l'Occidente da questa crisi, quindi saranno in grado di affrontare il nuovo mondo con più, come dire, programmazione, che già ne hanno tendenzialmente più di noi. Ma poi c'è un altro aspetto. Noi siamo abituati a pensare a tutto quello che è altro dall'Occidente. Ad esempio, pensiamo a uno stato, quando noi pensiamo a uno stato autoritario, pensiamo avvicinabile alla Cina, noi pensiamo all'Unione Sovietica, per dire, no? Ecco, questo è un errore gravissimo, secondo me, per capire veramente quello che sta succedendo, perché percepiamo lo stato autoritario come uno stato povero, brutale, come uno stato di polizia, inaccettabile dai nostri punti di vista, e soprattutto comunque uno stato arretrato, e che quindi di fronte ad esempio a un'epidemia di questo tipo dovrebbe crollare praticamente, perché non avrebbe nessun tipo di strumento per agire. Invece oggi ci troviamo di fronte a uno Stato autoritario che è tra i più ricchi e tra i più potenti del mondo, per tutta una serie di processi di cui anche l'Occidente ha fatto parte, nel senso che la Cina è stata proprio presa per mano e accompagnata nel consesso mondiale. Nel 2001 entra nel WTO, nel mercato mondiale, perché conveniva a tutti, andare a produrre a bassissimo costo in Cina. E quando quindi poi parliamo di Stato autoritario dobbiamo anche, come dire, relativizzare. Cioè, uno Stato autoritario quando ci conviene, ma quando dobbiamo andare a produrre in Cina e in modo da non interessarci minimamente ai diritti dei lavoratori, eccetera, allora lì va bene lo Stato cinese, no? Comunque, tornando a bomba, lo Stato cinese oggi è uno Stato autoritario, però è ricco ed è avanzato, e questa per noi probabilmente è una cosa che ancora dobbiamo su cui ancora dobbiamo ragionare. Un attimo su un passaggio, perché non è chiaro a tutti, perché insomma voglio dire, magari bisogna tirarlo un po' fuori dal resto delle cose che sto dicendo. C'è stata una grande trasformazione del sistema produttivo cinese negli ultimi anni, correggimi, forse negli ultimi 15 anni, 20 anni, forse un po' meno. E si è passati da un modello in cui si produceva in beni ad alta intensità di lavoro ma a bassa tecnologia, un progetto, un piano per portare il sistema produttivo cinese ad essere il più innovativo al mondo, e questa cosa si sta realizzando. È molto importante saperlo, non perché bisogna essere esperti di Cina, ma perché bisogna capire un attimo quali sono gli equilibri che si stanno ridefinendo. Allora volevo chiederti di introdurre questa trasformazione e poi arriviamo insomma ad altri anche punti da toccare. Sì, chiaramente noi siamo abituati a pensare alla Cina come la fabbrica del mondo, come l'abbiamo conosciuta praticamente negli ultimi 20 anni o 30 anni, nel senso che a fine anni 70 la Cina inizia questa trasformazione economica che appunto fa diventare la Cina il centro praticamente della produzione della manifattura mondiale, come caratteristica quella di produrre a basso costo e vendere poi a prezzi bassi in giro per il mondo. Come ben sappiamo, no? La cinesata, la cineseria, i negozietti cinesi, ma in realtà pure i macchinari degli ospedali arrivano dalla Cina, pure i componenti delle auto, pure i componenti dei nostri cellulari. Nel 2008 c'è la crisi economica che come dire, sconvolge praticamente l'Occidente, quindi calano gli ordini per le esportazioni cinesi, e la dirigenza cinese capisce che deve praticamente cambiare il proprio modello, perché altrimenti sarebbe arrivata a un punto di crisi, no? Nel momento in cui non hai più i clienti che ti chiedono praticamente i prodotti, ed ha iniziato a spingere moltissimo sul mercato interno e sull'innovazione tecnologica. Ma non è che all'improvviso nel 2008 la dirigenza cinese si è svegliata e ha detto dobbiamo investire nella tecnologia. In realtà è dalla fine degli anni '80 che la Cina investe moltissimo in ricerca, anche ricerca senza un'immediatezza commerciale. La Cina praticamente ha fatto dagli anni '80 ad oggi quello che gli Stati Uniti hanno fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che ha prodotto internet, la rete, che ha prodotto tutta una serie di beni di consumo che sono diventati anche simbolo, no? Del sogno americano, dell'influenza americana culturale sul nostro mondo. Ebbene, la Cina ha iniziato a fare la stessa cosa nel momento in cui praticamente invece l'Occidente diminuiva il ruolo dello Stato in tutta una serie di funzioni, e diminuivano anche quindi gli investimenti e la natura pubblica di certi servizi. E oggi con la questione della sanità al collasso lo vediamo, nel senso, no? Da noi come tutta una serie di processi abbiano, come dire, diminuito la possibilità di avere dei servizi pubblici per tutti, con un intervento statale per tutti, è anche un'innovazione in grado, come dire, di far funzionare meglio alcune cose e di fronteggiare meglio alcuni problemi. In Cina l'hanno fatto e oggi in qualche modo raccolgono questi risultati. Pensiamo ai macchinari, ad esempio, degli ospedali, abbiamo parlato poi anche delle cose tipo le mascherine, eccetera, però in Cina si utilizzano già, ad esempio, modelli predittivi all'interno degli ospedali, si effettua già la chirurgia a distanza. Sono tutte cose che appunto pongono la Cina in un punto molto avanzato in questo momento del suo processo tecnologico, e che con il coronavirus lo scarto rischia di essere ancora più ampio, dopo che, speriamo, prima possibile supereremo l'emergenza. A questo proposito volevo chiederti diciamo di raccontare anche, per esempio, insomma, anche molto brevemente quali sono queste nuove tecnologie che sono state utilizzate per fronteggiare il virus, e che sono state, appunto, come come dicevamo prima, non solamente fabbricate in Cina, ma concepite, pensate e sperimentate lì. Per cui quali sono queste nuove tecnologie che sono state utilizzate e appunto se hanno avuto poi un esito. Sì, beh, secondo me una delle cose più interessanti che la Cina ha sperimentato nel corso di questa emergenza coronavirus sono i cosiddetti assistenti vocali, no? Noi abbiamo presente Siri o Alexa, che in realtà poi, come dire, dopo due domande e due risposte già uno si è annoiato, perché non è probabilmente un'intelligenza artificiale in grado di dare soddisfazione su certe cose. Ad esempio, un problema che hanno avuto gli ospedali cinesi e anche gli ospedali italiani è quello praticamente, no, di fare uno screening praticamente delle persone, sia quelle che arrivavano, cioè, allora, l'obiettivo anche in Cina è stato fin da subito dire: non venite in ospedale, no? Vi chiamiamo e cerchiamo di capire cosa fate. Immaginiamoci persone che si devono mettere lì a telefonare a tutte le persone, fare delle domande e poi riportare i dati magari in digitale, in modo che i medici possano utilizzare, eccetera. In Cina hanno utilizzato gli assistenti vocali, che sono avanzatissimi da un punto di vista dell'utilizzo e anche della funzionalità, assistenti vocali che riuscivano a fare 200 telefonate ogni 5 minuti, e in questo modo loro chiamavano una persona, chiedevano quanto hai di febbre, che medicina hai preso, allora, e davano anche addirittura una mini diagnosi, in caso naturalmente non fosse grave la situazione, quindi stai a casa, prendi queste medicine, chiama questo numero, come se dall'altra parte ci fosse effettivamente una persona. Questo ha permesso di scremare, ad esempio, un lavoro immane praticamente da fare. Una seconda cosa importante credo che sia la digitalizzazione che è stata fatta negli ultimi anni in Cina, ad esempio, di tutto il lavoro ospedaliero, che ha di nuovo facilitato moltissimo il lavoro dei medici in questo caso, e questa è una conseguenza proprio della crisi della SARS praticamente del 2002 e del 2003. Infine poi naturalmente c'è più che un'innovazione è stata utilizzata la propensione che ormai in Cina è quotidiana da molto tempo dell'utilizzo praticamente dello smartphone per fare qualsiasi cosa. In Cina non esistono più, non si usa più cash, si fa tutto col cellulare o con il riconoscimento facciale, e praticamente il mix di tutti questi elementi ha fatto sì che, ad esempio, nel tentativo di spezzare le catene del contagio si sia provveduto al massimo del risultato, mettendo insieme tutto questo. Io avevo fatto un esempio in un articolo di un uomo che praticamente torna a casa propria, era andato dai familiari per il Capodanno cinese, torna a casa propria ad Anjou, che è una città del sud della Cina, appena arriva a casa, poco dopo essere arrivato a casa, lo chiama la polizia dicendo: abbiamo saputo che sei appena tornato da quel posto là dove ci sono dei contagiati, quindi stai a casa a 15 giorni. Com'è che hanno saputo tutto questo? Dalle telecamere che hanno riconosciuto la sua targa praticamente dell'auto, e quelle del condominio che hanno fatto capire che lui era praticamente tornato a casa. A un certo punto quest'uomo si annoia, come tanti di noi in quarantena, esce, si va a fare una passeggiata, e quando torna riceve un'altra chiamata alla polizia e gli dicono: sei uscito, non dovevi uscire, l'abbiamo visto dalle telecamere con riconoscimento facciale al lago, il lago di Anjou, che è un posto fantastico, meraviglioso, e naturalmente ancora poi dalle telecamere di casa. E non solo, hanno avvisato pure il datore di lavoro per dire: guarda che questo, se viene al lavoro, è un problema, perché in realtà è stato in posti contagiati. Non è un'unica soluzione, no? Significa praticamente far lavorare insieme cosa? Una rete 5G velocissima nell'elaborazione dei dati, perché noi pensiamo che la popolazione cinese, sappiamo appunto, come abbiamo già detto, è più di 1 miliardo, i dati devono essere elaborati in maniera velocissima, e ci sono tantissimi modi con i quali la Cina praticamente può prendere questi dati oggi come oggi. Io sono stato proprio esattamente un anno fa in Cina, e sono stato in una zona di innovazione dove ci sono tantissime start-up, e mi facevano vedere una macchinetta di quella che vende snack, ad esempio, che passandoci davanti ti riconosce e ti dice: ciao Simone, l'altra volta hai preso una Coca-Cola, vuoi un'altra Coca-Cola? Per dire, ovviamente poi, come dire, ci fa ragionare queste cose su tutta una serie di aspetti di intrusione, naturalmente. Però in Cina è quotidianità, quindi alla fine hanno preso tutto quello che già accade e con il quale di solito controllano la stabilità sociale, no? Cioè tutti questi dati che oggi vengono presi per spezzare le catene del contagio, quotidianamente in Cina sono utilizzati per invece, come dire, effettuare si dice per la sicurezza delle persone, tenendo presente che comunque in molte città è diminuito tantissimo, ad esempio, il livello dei crimini, e dall'altro però naturalmente, come dire, è un'intrusione nella vita delle persone, perché allo stesso modo con il quale io posso vedere gli assembramenti di contagiati, io posso vedere un assembramento sospetto e intervenire subito con la polizia, ritenendo magari che possa trattarsi di un assembramento, che ne so, di contestatori, cosa che ovviamente in Cina non accade quasi mai, però per dire. Tutto questo sì, ha degli aspetti naturalmente molto inquietanti, specialmente se si pensa a questo sistema di tecnologie utilizzato per controllare invece che per appunto spezzare la catena di contagio. In ogni caso, io appunto notavo, tra poco chiudiamo, ti faccio un'ultima domanda. Io notavo che in questi giorni si parla di un utilizzo del modello della Corea del Sud in Italia. Mi chiedo quanto sia diverso rispetto al modello cinese, cioè c'è una differenza, oppure il modello cinese e il modello della Corea del Sud sono in fondo la stessa cosa? Allora, tecnicamente ci sono alcune differenze, però stiamo parlando della stessa cosa, cioè la possibilità praticamente di prelevare qualsiasi tipo di dato dagli strumenti che noi utilizziamo. Stamattina leggevo sul Washington Post un articolo su un'applicazione che stanno per utilizzare negli Stati Uniti, che attraverso proprio tutte le applicazioni che uno usa si può capire se una persona mantiene il distanziamento sociale o meno. Se lo stanno chiedendo praticamente tutti i paesi al mondo come utilizzare, diciamo, queste risorse. D'altronde abbiamo tantissimi dati e dicono perché non utilizzarli in questo caso per questa emergenza. Allora, la differenza tra Corea del Sud e Cina è che questo tracciamento in Corea del Sud viene utilizzato nella specifica circostanza, mentre invece in Cina viene utilizzato quotidianamente, a prescindere dal coronavirus, viene utilizzato sempre. Il vero problema qual è? Mettiamo che noi da domani in Italia utilizziamo lo stesso sistema, cioè adesso noi vedono che siamo a casa e quindi sono tranquilli, magari poi vado a buttare la spazzatura e mi arriva un messaggio dicendo dove vai, no? Allora, facciamo che utilizziamo tutti questi dati, quindi lo Stato italiano in questo caso o le singole aziende danno allo Stato questi dati con tutti i nostri spostamenti. Ok, finisce la crisi da coronavirus. Dobbiamo affidarci praticamente al buon cuore dei governi se vorranno continuare a utilizzare. Una volta che utilizzi questi strumenti poi è difficile non utilizzarli anche per altre cose, e questo è il vero problema secondo me che pone la questione del tracciamento. Cioè, se domani finisce l'emergenza coronavirus e c'è comunque la possibilità di tracciare tutti i comportamenti degli italiani, voglio dire, magari nel momento in cui hai un governo che è rispettoso dei dati personali, prova anche magari a studiare un modo perché i dati siano considerati bene comune, e questo dovrebbe farlo tutta l'Europa in realtà, e quindi, come dire, toglierli sia dalle piattaforme, quindi i vari Facebook, Google, eccetera, sia da tendenze, come dire, di ipercontrollo in stile 1984, oppure il rischio che un governo democratico ma illiberale, come già ne esistono tanti, possa utilizzare questi dati per, come dire, appianare completamente il conflitto sociale, o per, come dire, decidere che cosa è giusto o sbagliato fare sulla base di quelli che sono i nostri dati. E questo è, come dire, secondo me, il problema che la nostra civiltà proprio dovrà affrontare. Cioè, come utilizzare... Chiaramente ci sono, diciamo, in ogni Stato poi ci sono, a seconda dell'avanzamento democratico in cui è, ha degli strumenti poi per declinare questo utilizzo delle tecnologie. In Italia abbiamo per esempio il garante della privacy che dovrebbe... Che appunto oggi leggevo un pezzo, credo, su Repubblica, in cui spiegava che che questo utilizzo sarà limitato a questo periodo naturalmente, però è chiaro che magari, ecco, anche in altri luoghi, in altri posti del mondo questo utilizzo rimarrà, diciamo, sotto traccia, rimarrà. Cioè, dico solo una cosa, ad esempio, no? Questo sistema qua di tracciamento in Cina è stato utilizzato anche per capire se nel periodo precedente all'esplosione del contagio una persona aveva avuto dei contatti. Ad esempio, andavi sul sito delle Ferrovie dello Stato o della compagnia aerea e ti diceva: ah, guarda che su quel tuo volo c'era Bianca, la terza, che adesso è contagiata. Allora, è un servizio utile perché io in quel caso posso sapere che avevo vicino una persona contagiata. Ok, in questo caso va bene, ma se domani mi dicono: attenzione, perché sul tuo volo c'era questa persona che noi la consideriamo una persona, che ne so, poco rispettosa dello Stato italiano, quindi non so, è questo, no? Sì, il rischio. Certo. Certo. Però poi... quello che possiamo osservare è che purtroppo le tendenze in atto negli stati illiberali, come vengono definite alcune democrazie occidentali, o in stati come ad esempio la Cina, in realtà che noi spesso descriviamo come delle distopie, no? Come dire, oddio, che cosa brutta che fanno in Cina, in realtà sono molto più vicini a noi di quello che pensiamo. Infatti la nostra paura è proprio di vedere uno specchio, no? In una situazione nella quale potremmo praticamente finire anche noi. Allora, io adesso diciamo siamo in chiusura perché è già l'1:10. Volevo prima di chiederti, diciamo, di consigliarci un libro, come facciamo con ognuno di questi incontri, volevo consigliarvi un libro io, che diciamo, perdonatemi, ma come dire, è appunto coerente con la chiacchierata che abbiamo fatto. Simone Pieranni ha scritto un libro dal titolo Red Mirror, e questo libro per Editori Laterza, questo libro sarebbe dovuto uscire ad aprile adesso, in realtà ai primissimi di aprile, ma naturalmente con il lockdown non è possibile mandarlo in libreria perché purtroppo le librerie sono chiuse, quindi volevo dirvi che questo libro uscirà a maggio, se tutto va bene, insomma, vediamo come evolve la situazione, e parla proprio di queste tematiche, cioè le nuove tecnologie che sono state sviluppate in Cina, quali sono, come influiscono sulla nostra vita, in che maniera la Cina si sta posizionando come nuovo leader globale sotto molti punti di vista. Quindi vi ricordo il titolo, che è Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina. Io ho già letto perché ho lavorato appunto con Simone mentre lo stava scrivendo. E chiedo adesso a Simone di consigliare un libro suo, insomma. Volevo rispondere velocemente, vedo. Un cittadino non gradito potrebbe perdere i diritti civili. È proprio questo il punto, nel senso che noi andiamo verso un nuovo concetto di cittadinanza e dovremo capire se questa cittadinanza sarà determinata da algoritmi o ancora invece, diciamo, da una convivenza civile. Ieri mi avevi detto 2 libri, quindi io ne consiglio 2. Uno che è l'ultimo che ho letto, che sono tutte e 2 di 2 donne. Uno si intitola Tre donne, di Lisa Taddeo, e che è una non fiction novel. Lisa Taddeo è stata 8 anni insieme a 3 donne, addirittura si è trasferita di casa per seguire la vita proprio quotidiana di una persona, e parla, secondo me in questo periodo di quarantena è utilissimo, anche se è un po' frustrante, perché parla dei desideri, e quindi secondo me è finissimo. Poi invece l'altro, che l'ho letto prima, e credo che l'ho letto prima che iniziasse la quarantena, ma è secondo me fondamentale, è questo di Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto è incredibilmente attuale. Donna Haraway, naturalmente, per chi si occupa di tecnologia, postumano, gender, femminismo, cyber e tutto, è come dire una sorta di guida, di pietra di guida totale, e quindi questo è un libro che è uscito da non tanto tempo e lo consiglio a tutti perché è fenomenale, in più è incredibilmente attuale con la situazione che stiamo vivendo. Va bene, allora grazie mille Simone, grazie. Ci chiedono di parlare di Hong Kong, insomma, magari faremo anche un'altra diretta per approfondire alcuni temi, va bene? Okay. Grazie Simone. Grazie a te, Bianca, e alla terza. Ciao. Ciao.